Presidente, una vittoria molto molto importante. A un certo punto avevamo visto il baratro, i ragazzi nonostante l'inferiorità numerica hanno saputo reagire e questi sono tre punti che riaprono tutti i discorsi. Sì, sì, infatti hanno reagito dopo che sono rimasti in 10. Hanno veramente, li devi ammirare per quello e ti dico che oggi è una vittoria molto molto importante per la salvezza. Ancora ci sono molti punti, ci sono ancora molte battaglie da fare, però speriamo che siamo sulla buona strada. L'arbitraggio le è piaciuto? Il solito, non è il primo, non è l'ultimo. Io penso che anche domenica il rigore non c'era e qualche domenica prima il rigore qui in Ascoli non c'era nemmeno. E sono errori che si fanno e speriamo che ne fanno di meno e speriamo che qualche volta li fanno a nostro favore. Molto meglio il primo tempo, Presidente. Molto meglio il primo tempo, il secondo tempo può darsi, si sono messi seduti sul vantaggio, ma loro non facevano quasi niente il primo tempo. È la terza volta che prendiamo gol nei primi minuti della ripresa. Che vuoi che ci faccia? Gliel'ho detto l'allenatore, l'allenatore l'ha detto ai giocatori, però è un momento che non sono concentrati, devono venire più concentrati quando ritornano in campo. La sua presenza ha portato bene fino a quando rimarrà? No, io rimarrò soltanto fino a riparto mercoledì mattina. Comunque adesso c'è più fiducia, Presidente. Lo ripetiamo, c'era tanta paura, ora i ragazzi ce la possono fare, ancora la salita è irta, però ci possiamo credere, ci dobbiamo credere. Ci dobbiamo credere, se non ci crediamo che facciamo? Guarda, finché io dico ci sono ancora molte partite, molti punti in palio, e stiamo, non so che hanno fatto le altre squadre. L'Entella ha vinto, il Brescia pareggiato. Allora, già siamo avvicinati di un punto. Io penso che ancora si potrà andare avanti. I tifosi le sono piaciuti? All'inizio hanno criticato lei, Cardinaletti e Giaretta, però dopo hanno sostenuto sempre la squadra. Quello che loro devono fare, se criticano, non è un problema. Criticare fa parte di questo, del calcio, dello sport, di tutto. Quello che non devono fare sono degli atti di parlare veramente con delle parole che nemmeno io non posso ripetere, oppure fare quello che hanno fatto a questi ragazzi. Allora, queste cose non sono dello sport. Bene, io quando sono venuto qua mi aspettavo una città veramente che era così, che era focosa, che era, ci teneva al calcio, ci teneva a tutto, però mi aspettavo una città bella e tranquilla. Invece c'è un gruppo di persone che non si sta comportando bene. Speriamo adesso di cercare di calmarli e di farli calmare. Il suo rientro anticipato di un mese, Presidente, per quale motivo? No, non è anticipato di un mese, il mio rientro io non dovevo ritornare affatto qua, sono ritornato appunto perché le cose non erano sotto controllo e allora sono ritornato. Dedichiamo questa vittoria a Barbara, la super tifosa che è venuta a mancare. Certamente, dedichiamo a lei e mi dispiace moltissimo per lei.